Ciao, oggi ti spiegherò come si suona il mio brano A Christmas Night, detto A Christmas Night, ok? E quindi prima di farti ascoltare il brano per intero e quindi spiegarti misura per misura il brano, voglio parlarti un attimo di questa canzone, perché visto che un compositore quando scrive una canzone ci mette una parte della propria vita, credo che sia bello anche spiegare prima qual era l'aspetto emotivo che ha portato a scrivere una canzone e quindi ad eseguirla. Allora, la canzone Una notte di Natale è stata scritta, l'ho scritta, per l'associazione Moretti, che è un'associazione che produce dei dischi che vengono venduti attraverso diverse reti e con il ricavato costruisce sale multimediali all'interno degli ospedali pediatrici, di norma nel reparto oncologia, dove bambini che siano affetti da questi tremendi mali devono passare a volte lunghi periodi di degenza. Grazie a queste aule multimediali, i bambini riescono a restare in contatto con i propri familiari, magari attraverso Skype o altri sistemi o social network, cose del genere, diciamo, ad alleviare, se questo si può dire, un po' la loro degenza. Quindi ti voglio dire che cosa, quando ho scritto questa canzone, ho voluto immaginare che poi questi bambini, tornati a casa per la sera di Natale, trovassero il camino acceso, una chitarra che suona, e mentre l'albero di Natale viene addobbato, vengono messe le palle di Natale, tutte le cose colorate in questo bellissimo clima, davanti a questo camino acceso, ci fosse questa musica suonata da questa chitarra. Quindi questa è l'immagine. Quindi ora ti farò sentire la canzone del video realizzato sempre qui per fingerpicking.net, della canzone suonata per esteso, e poi misura per misura andremo ad analizzare la parte di esecuzione di un brano che non è molto difficile da eseguire, quindi anche chi è meno avvezzo, sulla chitarra acustica potrà trovare almeno soddisfazione e divertimento. A Christmas night. Thank you.
Bene, allora iniziamo da capo. Prima di tutto devo dirti la chitarra come è accordata. È un drop D, che significa che in un'accordatura standard andiamo ad abbassare il Mi basso a Re e quindi le note saranno Mi, che quindi è diventato un Re, Re, La, Re, Sol, Si, Mi. Dopodiché al terzo capotasto metto un barré, quindi le corde a vuoto saranno Fa, questa volta quando lo vedrai nell'accordatore saranno Fa, Do, Fa, Si bemolle, Re, Sol. Quindi suonando un Re maggiore, la posizione, questo sarà un Fa maggiore. E infatti il brano è in Fa maggiore. Iniziamo proprio, tutte le misure che trovi nel PDF allegato alla lezione, nello spartito, sono numerate e quindi ti sarà chiaro visto che ti farò i riferimenti. Allora andiamo, il main riff, diciamo, è questo. Questa era la misura 1, dove hai il basso, questo hammer on, e queste due dita fanno, te l'ho indicato come double pull off, cioè questo si ripete 4 volte.